Siamo tornati dove vi abbiamo lasciato, a Manila de' Medici. Stiamo mettendo il circuito della seconda mano del Cunningham, anche se non penso ne avremo bisogno, perché il meteo è abbastanza vento leggero fino alla giraglia, dove le barche normali arriveranno dopo 6-7 ore di navigazione, il giorno dopo, quindi prenderemo un grande vento, però un 15 nodi dovrebbero esserci. 10, ah sì? Allora sono cambiate ancora una volta. La speranza che ci arriviamo a prendere sempre. Sì, eh? Sarà una di quelle lotte contro il tempo massimo. Stiamo usando lo strozzatore della drizza di rispetto, che comunque era... Ma la drizza di rispetto è questa? Tu cosa hai levato? Quella è la drizza dello spin. Sì. Sì? Prendi questa qua. Ecco, la prendi. L'altra bella ci vanno a mettere là, vai. Quella è passata, ora no, l'ho passata male. Non ci credo, Tommaso. Credici. Non è che sei così preparato, ragazzo. Non no, posso lasciare fare un lavoretto che... Senti. Che uno sbaglia. Stiamo impiombando un cimino con la drizza dello spi, che è uscita dallo strozzatore e non rientra più. È entrato? Mm-hmm. Bravo! Sai quel slice? Come tu la mamma. No, adesso? Abbiamo sistemato il Cunningham con successo. Non stiamo vivendo, diciamo, la full experience regata, perché non c'era posto. Afflitti stiamo a Marina. Non c'era posto a Livorno, perché nostra colpa, ci siamo iscritti tardi perché non sapevamo se facevamo in tempo a montare tutto il necessario. In realtà l'AIS era l'unica cosa necessaria per questa regata. Comunque, quindi siamo a quest'altra marina che è a 12 miglia da Livorno. Molto carina. Dov'è il porto principale? Molto carina, però ovviamente non hai la festa. Ci sono tre barche che fanno una regata con noi. Cioè, sì, tutte le tutto il resto non c'è. Perché noi partiamo da Livorno, giriamo la giraglia in Corsica e arriviamo a Puntala. Beh! No. Ancora non entrato nel percorso. Arriviamo a Puntala. Sì, ma che deve passi per? Vabbè, per le formiche di Grosseto. Vabbè, tanto di strada. No. Sì, è vero. Ad andare non abbiamo... Cioè, la direzione del vento non si male, perché comunque ci abbiamo un traverso. Ci abbiamo un traverso, quindi la direzione del vento è ottimale. Il problema è la pressione, che è inesistente. Però una volta girata la giraglia, scusate la ridondanza, a quel punto sale un po' la pressione. Sale un po' la pressione, che avremo di bolina a quel punto. Abbiamo una barca che è fatta apposta per bolinare, perché siamo compagni di X alla fine. Buongiorno, sono le ore 7. Stiamo uscendo da Cava de' Medici e stiamo andando a Livorno. Pronti per andare a Livorno a prendere tutto il necessario, tracker, bandiere. Siamo a Livorno in un caos totale, abbiamo appena preso il tracker, tutto, e siamo ormeggiati al volo qui per scaricare tutte le cose. La trinchetta che non ci serve, perché ci sono 2 nodi e mezzo, il tasto, il cord e il genere che ce lo teniamo, ovviamente. E tutte le cuscinerie. Passando il circuito della scotta del Genna, che è così, caso in cui ci fosse necessità, che speriamo, siamo pronti. Aspetta, non puoi. Che ci dici, com'è? Sei tesa? No. Ma che andava dal sorriso teso? Ok, il caos sta per finire. Abbiamo scaricato tutto lo scaricabile,
che presto dovremo mettere dentro la macchina. Così, no? Sì. Purtroppo, non avendo fatto base nello Yacht Club di Livorno, abbiamo avuto letteralmente pochi minuti per guardarci e farvi spiare in giro. Partecipare a questi eventi però dà sempre molta speranza, siccome la vela sta prendendo più piede come sport, grazie anche ad una crescente attenzione mediatica. In più, partecipare permette di vedere delle barche davvero fuori dal mondo, che assomigliano più ad astronavi che a imbarcazioni. E sì, quello che vedete lì alla fine del pontile è proprio il nostro carrello. Ok, pesi scaricati, tracker messo, iscrizione fatta, tracker messo, bandiera di classe su e tra poco usciamo. Siamo arrivati sul campo di regata, stiamo studiando un po' la partenza, devono ancora mettere le boe per capire bene come metterle al vento. Guarda loro che sono su un Milius, anche questo, e guardano gelosamente. Ma io non sarei geloso, ora che barca. Per questo dico. Guarda tutta coperta, c'è sempre chi è più grande di te. Guarda tutta coperta, vedi? Oscar 3. Quindi ci sarà stato Oscar 2 e Oscar 1. Con il nostro amico nemico abbiamo messo sulle vele, siamo partiti, siamo riusciti a rimanere sopra vento tutta la notte. Le tento che passo a parte ci sono rimaste sopra vento, quella è un'Italia Yacht. Questo è il nostro competitor Azzurro 83. Quelli che vedete davanti sono i maxi, quindi siamo posizionati molto bene. Ci stiamo prendendo il lato di scarso per andare a virare poi sul buono e girare la prima boa e stare il Jennaker. Velocità 3 nodi e mezzo, vento reale 4, quindi volendo non è male, e proseguiamo così. Altra cosa allucinante, questo Sly 42 che ci stiamo regalando contro, eravamo andati a vedere a Viareggio e infatti ci ha riconosciuto l'armatore. Hai reso conto di queste prime tre boe? Partenza ottima, sopravento, giro di boa buono, issare Jennaker buono e richiudere Jennaker. Abbiamo forse sbagliato a non chiudere il fiocco prima, ma a lasciare aprire il fiocco prima di chiudere Jennaker. E questo aprire il fiocco prima di chiudere il Jennaker ci ha portato la cima della calza a incastrarsi con la seconda crocetta. E quindi Tommaso è salito in testa d'albero per scastrarla, fortunatamente con successo. La navigazione notturna ha inizio sotto Jennaker. Sto orzando. Ok. Abbiamo ripreso un po' di velocità, si è alzato un po' di vento, ci sono 7 nodi e stiamo decidendo se passare, se andare dritti così, che è sicuramente la rotta più giusta, ma abbiamo un'onda contraria che ci rallenta, eccola, e ci sgonfia il Jennaker,
oppure cambiare mura, farci un bordo verso il fuori e rientrare. E poi stiamo valutando se passare sopra o sotto l'isola di Gorgona. Perché? Perché il vento dovrebbe entrare da sud, quindi passandoci sotto non siamo coperti dall'isola. E passandoci sopra potremmo essere coperti. Passandoci sopra potremmo essere coperti. Esatto. Velocità? 6 nodi. 6 nodi. Abbiamo 9,5 di vento. Al giro di boa abbiamo recuperato 3-4 barche. Abbiamo altre 30-40 barche da recuperare. Causa virata sbagliata, che con poco vento appena sbagli è un macello. Azione notturna, ore 11:30. Abbiamo sempre 7 nodi di vento, però stiamo facendo 6 di velocità. Siamo al Lasco. Abbiamo deciso di passare sotto. Come si chiama? Gorgona. Gorgona, perché abbiamo vento da sud, quindi passarci sopra, anche se faremmo meno strada per andare poi a girare la giraglia, ci coprirebbe il vento. Ore? No. Luna e mezza. Luna e mezza. Ci vediamo. 6 8 direzione giraglia. File tiranda, ok. Ore 2 di notte, stiamo per andare a dormire. Facciamo un'oretta di riposo e poi riprendiamo il turno. Mi sono svegliata un po' tutta ad un lato, quindi questo vuol dire che si è alzato un po' di vento. Andiamo a vedere. Facciamo 7.3, 7.4, 7.5. Con? 11 nodi, 12. 8 e 1. Velocità? Sì. Con 14? 14 nodi, 8 e 1. Prime luci dell'alba, sempre prime luci nodi, sempre un po' di larga. Siamo a 9 miglia dalla giraglia che dobbiamo lasciare a sinistra. Abbiamo giocato un po' con le vele, messo la prima mano nel terzo rolli quando abbiamo toccato i 16 nodi, perché abbiamo visto che la barca è più performante sopra i 15 nodi con una mano nel terzo rolli, perché è molto invelata per essere piccola e leggera. Solo che ora sono più su 12-13, quindi stiamo vagliando l'opportunità di ritornare proprio al vento e rimettere la randa su. Questo ci farebbe perdere 5-10 minuti, perché poi non poi si perdono sempre 5-10 minuti da velocità media iniziale a riprenderla alla fine.
arrivati. Quanto abbiamo davanti ancora? 50 di percorso, 50 miglia di reale, non lo so, spero 50 miglia, ma no, non penso. Comunque ora abbiamo un vento più umano, nell'arco di questa mattinata, no, giornata, perché è pomeriggio tardi, abbiamo avuto 30 nodi, 0 vento, 7 nodi e ora 10, 12 nodi, 13 nodi, 14 nodi, che sto aumentando perché davanti vedo una bella perturbazione da lì. Comunque l'isola d'Elba è difficile da passare, per chiunque debba fare una regata vicino all'isola d'Elba passategli lontano, molto lontano. Altra botta di vento, sciolto, venti, sto salendo, abbiamo messo la prima mano, penso che metteremo anche la seconda perché siamo in spazio una notte. Siamo in procinto di girare le formiche di Grosseto con una luna, non si vede, eccola, che ci illumina un pezzettino, insomma, però mai niente. Andiamo ad un'andatura di lasco, lasco stretto, traverso, girato al vento, e possiamo guardare le sensazioni delle formiche, questo è buona perché dopodiché c'è puntata, anche l'arrivo. Di tutto e di più, però alla fine siamo riusciti a recuperare qualcosa, poi succedeva un inconveniente che ci faceva riperdere, però insomma più che il risultato di per sé, che non è quello che ci aspettavamo, abbiamo provato che comunque la barca naviga bene, anche in regata, in tutte le condizioni, e soprattutto noi più o meno abbiamo capito come portarla con quasi tutte le condizioni, e abbiamo riscontrato che con dai fino ai 15 è perfetta, dai 15 ai 17 c'è un buco nero sul se portarla con mano, senza mano, però per ora siamo quasi convinti con mano, e poi anche dai 17 in su seconda mano assolutamente, perché non si regge se no. Randa, al bolino per l'ultimo stacchetto. Vabbè, no, va bene così. Comitato di regata, imbarcazione nostro passo. Avanti. Siamo in prossimità della linea d'arrivo, numero valico 17382. 17382, grazie. Grazie a voi. Dai, dai.